fai? Mi rubi il lavoro? Signor Mauro, mi scusi, ha ragione, su faccio pure lei, adesso la prego. Gentile pubblico, assisterete al duello finale delle vostre squadre preferite, fatele entrare! Guardate! Benissimo, ci siamo finalmente. È un uccello. No, no, è un aeroplano. No, sono elicotteri con le mini 4VT. Guardate. Oh, non ti sembra che stiano un po' esagerando? Niente affatto! Guerrieri neri, capitanati dal potentissimo Jean, oggi si batteranno per conquistare il titolo di campione nazionale! Ora che le squadre sono entrate e sono state presentate, è il momento di introdurre... Avanti, poche chiacchiere! Sì, adesso lo dico! Attenzione, signore e signori, ecco il percorso delle finali! Certo! È disegnato da me, fatelo vedere! Guardate, è grandissimo! Ora procediamo con la spiegazione del percorso! Il percorso di queste finali si divide in 5 parti che comprendono caratteristiche totalmente diverse. La prima parte è un tratto fuoristrada e soltanto in questo è permesso ai concorrenti di correre con la macchina guidata dal bastone. La seconda parte è lunghissima e conta la velocità. La terza parte è tortuosa. Ha una serie di curve che si susseguono una dopo l'altra. La quarta parte è un tratto fuoristrada all'aperto. Visto che il percorso non ha muri di separazione fra le due corsie, le macchine possono scontrarsi. E infine il quinto è un tratto di velocità. Qui conta la capacità di sterzata, la potenza e l'efficienza delle macchine. Tenete presente che se una si ritira, i concorrenti possono sostituirla con un'altra. Il percorso dovrà essere ripetuto per 3 volte. Il concorrente che taglierà per primo il traguardo sarà il vincitore delle finali. Sì, è chiaro che la gara non potrà essere ripetuta, qualunque cosa succeda! Oggi si deciderà chi è la squadra campione regionale! È un percorso impossibile! 5 parti sono troppe! Sembra una gara di sopravvivenza! Dobbiamo scegliere con attenzione la macchina più adatta per ogni parte del percorso! Ha ragione Stella, non dovete assolutamente sbagliare o perderemo la gara. Perciò, ragazzi, dovete riuscire a scegliere... Quella giusta! No! Eh? Lascia fare a noi, Francesco. Scopriremo la potenza delle loro macchine. Dobbiamo scoprire i loro segreti, solo che non so da che parte cominciare. Lauro corre nella prima parte. Renzo, tu invece nella seconda. Fulvio correrà nella terza e tu, Carlo, nella quarta. E io correrò nell'ultima parte. È tutto chiaro? Jean, ascolta, tu che cosa ne pensi dei nobili guerrieri? Abbiamo saputo che Alan correrà con una nuova macchina, ma sugli altri 4 non sappiamo niente. Tutto qua. E allora non siete preoccupati? Niente affatto, Po. Nessuno di loro ci potrà mai battere, perché tutte le nostre macchine sono dotate dell'unità nera. Jean. Ehi, amico! Oh? Ma chi è? Coraggio, Alan! Ehi, ciao, Alan, amico mio! Forza, amico! Devi vincere! Fagli vedere chi sei! Metticela tutta! Ci conto! Grazie, Gino! Guarda, c'è anche Mike! E anche Jack, è pidocchioso! Sì, sono venuti tutti a vederci vincere. E c'è anche qualcun altro, guardate! Ci sono anche i diavoli! C'è Paolone! E il loro allenatore! E non è ancora finita! Già, guardate là, quelli sono i campagnoli! E più in alto ci sono gli U2! Sono venuti tutti a vedere cosa faremo oggi, se riusciremo a vincere! Sì, è vero,
Distruggeremo i guerrieri neri. Gli dobbiamo dimostrare quello che sappiamo fare. Siete d'accordo, ragazzi? I nobili guerrieri si batteranno come leoni! Solo così riusciremo a vincere le finali! Sì! Ecco, i concorrenti si sono portati sulla linea di partenza. Quale squadra arriverà per prima al traguardo? I nobili guerrieri o i guerrieri neri? Signore e signori, fate attenzione! Stanno per partire! Vai, astro di fuoco! Avanti! Corri, bombardiere nero! Che partenza fantastica! Chissà che gara ci faranno vedere queste due squadre! Ciccio Sprint sta correndo velocissimo, dimostrando di essere un grande combattente! È veloce, velocissimo! Vai, continua così, Ciccio Sprint! Comunque, l'auro dei guerrieri neri gli è davanti di un soffio! Vai più veloce, Ciccio Sprint! La sua macchina corre troppo veloce! È un lampo! Ho paura che non riuscirò mai a raggiungerlo! Un fiume! Vai! Vai, bombardiere nero! Dannazione, gliela faccio vedere io! Vola, astro di fuoco! È una finale splendida! Guarda che sta facendo, astro di fuoco! Danno il massimo, danno il massimo, il massimo! La macchina di Lauro è appena uscita dall'acqua e astro di fuoco di Ciccio Sprint gli è alle costole! Vai, astro di fuoco! Dobbiamo raggiungerlo! Ah! Oh, un piccolo problema! Ciccio Sprint, ma che cosa stai facendo? Corri! Oh, mi dispiace, lo aggiungo! Ciccio Sprint si è subito ripreso ed è ripartito l'inseguimento di Lauro! Dai, Ciccio Sprint, resisti! Lauro, fai presto, corri! Renzo, è nelle tue mani adesso! Sì! Vai, attaccante nero! Sbrigati, Ciccio Sprint! Arrivo! Ora tocca a te! Ti stavo aspettando, astro di fuoco! Con la mia palla di cannone riuscirò a ribaltare la situazione! Vola, palla di cannone! Palla di cannone di Ted sta acquistando sempre più velocità! Sì, ma come vedi, i guerrieri neri sono sempre in testa! Ted riesce a recuperare terreno! Che cosa c'è che non va? Palla di cannone! Non lo sai che nessuna macchina al mondo ti può battere? Nessuna macchina! Palla di cannone! Non posso crederci! Oh no! È impossibile! Ah! Ah! Oh! Oh! Non posso crederci! Io sono sempre stato il mago dei percorsi dritti e veloci, eppure guarda che cosa ho combinato! Quelle macchine sono troppo perfette per noi! Non riusciremo mai a batterle! Ted, ascoltami! Perché vi sorprendete? Le nostre macchine sono veramente perfette e non perdono mai il loro assetto ottimale! E il merito è soltanto dell'unità nera di cui sono dotate tutte le nostre macchine! Hai detto l'unità nera! Proprio così, è la nostra arma segreta, è l'orgoglio della nostra squadra! Segreta! Grazie all'unità nera non potremo mai perdere, ma soltanto vincere! L'unità nera. Dobbiamo riuscire a scoprire di che cosa si tratta. Corri veloce, regina delle corse! Wow, che velocità! È incredibile! In questo momento palla di cannone di Ted lascia il posto alla regina delle corse di Davide! La regina delle corse sta per raggiungere il distruttore nero! Evviva! Vincerò questa parte del percorso! Ho i miei dubbi, amico! Guarda! Ah! Regina delle corse! Non è possibile! Davide ha dato troppa velocità alla sua macchina! Era proprio quello che temevo succedesse! Te ne sei accorta anche tu, stava andando troppo veloce. La sua macchina è decisamente troppo spinta per affrontare la parte tortuosa del circuito. Deve aver sbagliato a sistemarla, continuerà a uscire fuori strada.
rapido e continua a sbandare. È incredibile! E il distacco aumenta sempre di più! Oh! Fulvio dei Guerrieri Neri ha lasciato il posto a Carlo, che deve affrontare adesso la quarta parte! I Guerrieri Neri si sono dimostrati più forti dei nobili guerrieri in ogni parte del percorso! Ma ecco Stella, che parte con la ballerina! Chissà se l'unica donna dei nobili guerrieri riuscirà a diminuire il distacco! Dai, ballerina, vola come il vento! Coraggio, corri, ballerina! Non cedere! Alan, ho sbagliato a sistemare la macchina, mi dispiace. Ma che stai dicendo? Non preoccuparti, la gara è appena cominciata. Possiamo ancora farcela, amico mio. Certo. È incredibile! Stella sta raggiungendo Carlo! Ballerina di Stella si sta comportando benissimo! Corre fianco a fianco con la combattente! Bene, adesso tocca a me correre nella quinta parte. Fatti onore! In bocca al lupo! Vi prometto che vincerò la mia parte nel prossimo giro. Sono un incapace. Ehi, Davide, te della che sta... Cosa posso fare? Che cosa posso fare io? Con questa non riuscirò mai a vincere. Come faccio a migliorarla? Devo farmi venire un'idea. Ma di che cosa stai parlando? Perché vi preoccupate? Possiamo ancora vincere. Ah. Ma Davide... Ah, le due macchine si stanno toccando! Oh no, ballerina sta per uscire di strada! È riuscita a evitarlo per miracolo, però il distacco sta diventando sempre più grande! Più di così non posso fare, Alan! La corsa è nelle tue mani adesso! Non ti preoccupare, Stella! Eh? Ascoltami, Alan, finché avremo l'unità nera nessuno potrà mai batterci, neanche la tua macchina nuova può farci paura. Nessuno è più forte di noi! Ah no? Aspetta di vedere come funziona la mia super numero uno! Il primo giro sta per finire e i guerrieri neri sono ancora in testa. La gara è davvero molto combattuta e adesso tocca alla super numero uno di Alan ridurre il distacco da Jin. I nobili guerrieri sono veramente nei guai. Forza, super numero uno, non deludermi! I nobili guerrieri non sono proprio in forma oggi. Ehi, che ti sta succedendo, Alan? Datti da fare, amico! Anche Alan, mettetela tutta! Le corse non vanno bene. Questa è la prima corsa per la super numero uno. E Alan non ha ancora imparato a farla funzionare. Senta, signor Mauro, perché secondo lei i nobili guerrieri hanno così tanti problemi oggi? C'è un'enorme differenza per quanto riguarda l'efficienza delle macchine. Ma non è tutto. I guerrieri neri sono rimasti in testa sin dall'inizio e riescono sempre ad aumentare il distacco. E credo che non siano ancora riusciti a farci vedere tutto quello che sanno fare. Oh no, non ci credo, non puoi farti battere. Nessuno ti può battere, sei la macchina migliore che sia mai stata progettata! Oggi i guerrieri neri sono in forma sbagliante, stanno iniziando ora il secondo giro. Anche i nobili guerrieri iniziano in questo momento il loro secondo giro. Ah, santo cielo, non riesco a guidarla! Ciccio Sprint! Ma è impossibile, Astro di Fuoco è uscito fuori di strada! Oh, cosa c'è? Forse Ciccio Sprint ha cambiato la marcia della macchina! Impossibile! La forza della sua macchina sta nella potenza e non nella velocità, lo sai! Avanti! Bombardiere nero! Bene! Vai, attaccante nero! Sembra proprio che vinceremo noi! Non vinceremo mai! Ciccio Sprint, sei ancora in tempo per risistemare la macchina! Cambia la marcia! Fregati, rischi di distruggere la macchina! Non ha importanza, continuerò così! Ora che Ted è fuori gioco, la mia Astro di Fuoco dovrà correre anche nella sua parte! E questa è la marcia giusta! Non importa se la mia macchina si distrugge, l'importante è vincere questa gara! Che cosa ha detto? Possibile che non gli importi di distruggere la sua macchina? Di fuoco, devi resistere! Non possiamo perdere questa gara! Avanti, combatti! Ciccio Sprint! Ragazzi, dobbiamo assolutamente vincere! Questa è la cosa più importante! No!
Cos'hai te? Avanti! Lascia che mi occupi del tratto diritto, hai capito? Oh, oh, fantastico! Ehi, ragazzi, Ted è ritornato! Ero tanto preoccupato per te! Avanti, miastro di fuoco! Tutti capiranno perché si chiama palla di cannone! Guardate, amici! Riesce a gonfiare i pneumatici sfruttando la forza centrifuga! Ma cosa vuoi fare, Ted? Vai, palla di cannone! Sta raggiungendo una velocità incredibile! Questo è il segreto della palla di cannone, la sua potente arma segreta, e si chiama circuito condensatore. Cosa? Avete usato quello dei flash delle macchine fotografiche? Sì, per poter aumentare la potenza della batteria bisogna accumularla in un condensatore e farla scaricare tutte insieme. E il dispositivo che permette di farlo si chiama appunto circuito condensatore. Ma se lo si usa per una macchina il voltaggio aumenta notevolmente e si rischia di distruggerlo. Non ci posso credere, è sorprendente! Palla di cannone sta raggiungendo i guerrieri neri ad una velocità incredibile! Improvvisamente da palla di cannone è uscito del tubo e ora la macchina è in fiamme! Il motore brucia per il sovraccarico d'elettricità! Oh no! Povero Ted, ha sacrificato la sua macchina per la gara! Devo vincere io la terza parte per renderlo felice, ma come? Oh? Ma certo! Allora, ragazzi, che ne dite? Qualcosa non va? Siamo riusciti a raggiungerli alla fine, no? Ted, scusa per il ritardo! Ti giuro che la mia macchina li distruggerà! Guardate qua! Davide, non morrai! Oh, perché? Perché? Ma la tua macchina ha due spilli attaccati ai fianchi! Questi non sono spilli normali. Vedrete la mia abilità nel risistemare le macchine. Vincerò io! Cosa? Ha rimesso a posto la macchina? Adesso la sua è una macchina completamente nuova. Non riesco a credere che l'abbia fatto da solo. Lo sapevo che non mi sarebbe più piaciuta, però l'importante è vincere a qualsiasi costo. E se vogliamo vincere non dobbiamo guardare l'estetica. Davide, sei un pazzo. Proprio un pazzo.